Nessuna distinzione tra legittimi e naturali, ma solo figli. Con il decreto del 28 dicembre 2013 non c'è più differenza tra i figli nati dal matrimonio e dalle coppie di fatto. A spiegare gli effetti della novità legislativa, l'avvocato del Foro di Ancona, Francesca Stecconi. Gli stessi infatti hanno gli stessi diritti per quanto concerne la materia successoria, ovvero entreranno a dividere l'asse ereditario nella stessa maniera, non più soddisfacendo il loro credito solamente nella parte residuale. Poi, per quanto concerne l'interesse del figlio, la nuova normativa fa sì che l'interesse del minore sia salvaguardato. Ovvero, in caso di controversie pendenti dinanzi al tribunale, sia di minorenni che ordinario, il giudice potrà scegliere di ascoltare il minore, anche se di età inferiore ai 12 anni. In precedenza, invece, venivano ascoltati solamente i minori di età superiore. Per quanto concerne poi una figura fondamentale, quella del nonno, assume sempre più rilevanza perché queste figure sono spesso fondamentali nella famiglia. Per cui nel caso di controversie anche questi potranno adire al tribunale competente ed essere ascoltati e far sì che possano mantenere dei rapporti significativi con i figli e con i minori stessi, che in caso di, ad esempio, di allontanamento. Per quanto poi concerne le competenze, molte sono state spostate dal tribunale dei minori a quello ordinario, per far sì che chi vuole adire le competenti autorità possa andare direttamente al tribunale civile, che garantisce nella maggior parte dei casi dei tempi più ridotti di trattazione delle cause. Per quanto poi concerne un aspetto fondamentale e innovativo, soprattutto alla luce anche della normativa europea, possiamo ora dire che la mamma, grazie ad un disegno di legge proposto dal governo Letta nel febbraio 2014, potrà dare il cognome al bambino ove vi sia l'accordo di entrambi i genitori, mentre in precedenza poteva essere dato al bambino solamente il cognome del padre.